Abbiamo portato in giunta, presentato alla Commissione Lavori Pubblici. Il prossimo lunedì andrà in Consiglio Comunale, un intervento che avevamo stimato sui 420.000 euro, ma saranno 500 con questo progetto definitivo, perché abbiamo deciso di allungare il tratto a ridosso della zona di via Ferraris, diciamo, lungo Genica. È il primo stralcio di un intervento che ci vuole portare da via Fratti e via Solferino, quindi questo primo stralcio ci porterà da via Belgioioso alla zona di via Ferraris e dell'asilo. Poi, l'obiettivo della Bicipolitana è quello di collegare il quartiere di Loreto Muraglia con il quartiere di Pantano, quindi con il centro della città, con il lungomare, con Villa San Martino. È un obiettivo ambizioso che ci vorrà portare ad avere 180 km di ciclabili in città. Siamo circa 100 km e questo primo tratto di collegamento di via Fratti ci darà una spinta importante anche dal punto di vista della sicurezza. Più volte ci viene segnalata la velocità, incidenti, specialmente nel tratto che è di intersezione con via Madonna di Loreto. E all'interno di questo progetto è prevista anche una rotatoria che servirà in qualche modo per rallentare le auto e i mezzi che transitano in via Fratti. La ciclabile sarà una ciclo pedonale che avrà i due sensi di marcia e sarà sul lato centro città e non sul lato monte. L'obiettivo è di fare la gara entro l'anno, di affidare i lavori, insomma, nei primi mesi del 2021, in primavera iniziare a cantierare, per l'autunno 2021 averla completata definitivamente.